Ciao a tutti! Oggi volevo raccontarvi della seconda categoria del magico potere del riordino di Marie Kondo. La seconda categoria sono i libri. Se non l'aveste già visto, vi rimando ad un video precedente dove parlo di, in generale, il magico potere del riordino e ad un altro video anche, e basta appunto cliccare la i, e dove vi parlo appunto della prima categoria, quindi la sezione abbigliamento. Marie Kondo ordina la casa, consiglia di ordinare la casa non in base alle stanze ma in base alle categorie. Quindi oggi toccava la categoria libri. Allora, a seconda di quanto ha detto Marie, la seconda categoria appunto, riordinate i libri e disponeteli tutti sul pavimento. Allora, cominciamo già da qua, io ho già trasgredito questa cosa perché non mi piace buttare né i vestiti, né, nella prima categoria non ho buttato i vestiti sul pavimento, né i libri, non mi piace in generale buttare le cose sul pavimento. Dice di, vi sto facendo un riassunto generico, dare dei lievi colpetti alla copertina, e dice di non aprirli, non sfogliarli tanto, non mettersi, non perdersi a leggere i libri, solamente prendendoli in mano, dandogli appunto un qualche colpetto, magari spolverandoli un po', e riusciamo a capire se tenerli o no. Detta in generale, lei suddivide questa macro categoria libri in delle categorie più piccole, pubblicazioni generiche, quindi libri da leggere, diciamo, da leggere, romanzi o cose così, libri di uso pratico, quindi opere di consultazione, libri di ricette e in generale opere di consultazione, libri da guardare, quindi collezioni di fotografie e riviste. Vi lascio al video di come è andata la mattinata, di come era lo stato di fatto prima, di quello che ho fatto nel mentre della selezione, e vi faccio vedere appunto il percorso che ho fatto per selezionare questi libri. Spero di riuscire a riassumere i concetti più importanti nel corso del video e in ogni caso ci vediamo dopo. Allora, siamo nella libreria. Questa è la libreria in sala da pranzo e però è adibita a libreria solamente l'anta centrale. Allora, cominciamo. Diciamo che c'è un po' tanta roba e non necessariamente libri. Io adesso comincerò a tirare fuori tutto e separare quello che non è libri dai libri. Oggi naturalmente selezionerò solamente i libri. Questa invece è la libreria in soggiorno, non è tutta adibita a libri, ma cominciamo dall'alto. Allora, apro tutte le antine, che così vediamo tutto in un occhio, in un'occhiata unica. Queste sono le antine aperte. Libri vari, di vario genere. Se nella libreria in sala da pranzo ci sono principalmente libri di mio marito, qua ci sono principalmente libri miei. Il concetto è tiro fuori tutto e seleziono. CD che non fanno parte di questa selezione, ma ci sono anche i giornali che selezionerò oggi e qui carte varie che non entrano nel merito di oggi.
Ed eccoci con la mia pila di libri e riviste. Beh, non sono tutti miei, ho tirato fuori letteralmente tutti i libri che erano nella libreria e devo selezionare quelli di mio marito in modo che se li possa scegliere lui, possa scegliere lui direttamente che cosa tenere e che cosa dar via. Per cui adesso direi che comincio, principalmente comincio separando i miei da quelli di mio marito. Ma man mano che mi capitano per mano, magari cerco di capire se sono libri da tenere o da dar via. Allora, questa sul tavolo è la pila dei libri, delle cose che ho deciso di tenere. Allora, in questa pila ci sono principalmente tre libri che ho trovato che devo restituire, quindi non miei. Ho trovato un po' di ricordi, quindi segnalibri, cose che erano dentro i libri, l'invito al nostro matrimonio che avevo utilizzato come segnalibro ed è infatti tutto sgualcito, ma è un ricordo, quindi andrà in mezzo alla lista dei ricordi, delle garanzie che andranno a selezionarsi con le carte e le istruzioni, quelle cose lì. Ho tenuto guide di viaggi che abbiamo fatto e che tengo particolarmente a tenere perché non si sa mai. Una piantina di Pechino, beh, penso che me ne basti una, sinceramente. E poi che cosa ho tenuto? Libri che so che ci tengo a rileggere. Principalmente ho tenuto i miei classici, tutta la mia collezione di Harry Potter e i sonetti di Shakespeare perché sì, ho tenuto un ragione e sentimento perché mi piace tantissimo. Qua c'è carta da selezionare e buttare. Allora, dell'università ho tenuto pochissimo, ho buttato via tutti i libri dell'università. Ho tenuto solo i tre libri su cui mi sono basata per la tesi e la garzantina di musica, perché, bah, magari mi piacerà sfogliarla in un lontano futuro, chissà. Ho tenuto questo, L'età d'oro del viaggio in treno, perché ha un sacco di bellissime foto vintage che mi piace guardare. Ho tenuto dei classici della mia infanzia, quindi il manuale di nonna papera, Love Story che è di mamma e non le restituisco, e Le Baccanti che è in greco e mi ricorda appunto il periodo delle superiori, Prévert Amori sono delle poesie in francese stupende. Dei libri, l'Amleto in inglese, dei libri in lingua originale, Shakespeare mi piace tantissimo, di nuovo l'Elena in greco e Catullo e le poesie di Catullo in latino, non perché le legga in latino e in greco, ma appunto forse perché rientrano nella categoria ricordi. Ho tenuto non tutti i libri di cucina, ma molti. Ho tenuto la collezione di Ho buttato via praticamente tutti i giornali, ho tenuto solamente i Salepepe Kids perché sono i più belli. Ho tenuto il giornale di quando sono nata, ho tenuto il giornale di quando è nato il principino in inglese e di quando si sono sposati William e Kate perché c'ho questa fissa. appunto, ho tenuto pochissimi libri di cucina, solamente i più quelli più consultati. Altri libri di cucina, principalmente ho tenuto libri di cucina e ho tenuto questo che è il ricettario di mamma di quando era piccolina e che abbiamo sempre usato anche quando ero piccola io. Ho tenuto dei libri di quando ero piccola, quindi libri delle feste, libri del conoscere e libro della giungla e questo tipo di libri qui.
fine, direi. Ho buttato via libri che ho letto e che non ho intenzione di rileggere. Questi non sono libri da buttare via, sono libri da portare in biblioteca se qualcuno avesse voglia di leggerli, insomma. Ho buttato via, nel senso proprio buttato via, questi che sono libricini, quindi libruncoli che regalavano con dei giornali. Ho buttato via libri di studio sottolineati col pennarello perché avevo il brutto vizio, vediamo se riesco a farvelo vedere, ad esempio qua, sì, di studiare con il pennarello, per cui io così studiavo bene avendo i colori che mi evidenziavano le cose importanti, però insomma non è che sia rivendibile questo libro e lo posso buttare. Butto via questo dizionario di inglese tascabile perché è molto più tascabile un telefono. Butto via tutte le riviste di collezioni vecchie e mie e di mamma che abbiamo collezionato nel tempo e che non ha senso tenere. Ho tenuto di riviste solamente la collezione natalizia che, vediamo, dovrebbe essere qui da qualche parte. Ecco, ti pareva che la collezione di riviste che volessi tenere è andata sotto questa pila di libri che erano da buttare. Adesso li separo, insomma, questi sono i libri storici, giornali storici della cucina italiana che leggevamo con mamma e che ho intenzione di tenere. E fine, basta, questo è tutto. Allora, ho abbastanza finito il mio lavoro, nel senso che questi sono libri per bambini e libri di miei ricordi di bambina, per cui andranno in cameretta, che lì ho una collezione di libri che avevo già selezionato, portato da casa di mamma, e questa andrà a far parte di quella collezione che in un lontano futuro mi piacerebbe condividere con mio figlio o mia figlia. Che cosa è rimasto quindi? Una e due sedie piene di libri, e ho selezionato nel corso appunto della sistemazione altri giornali, ho selezionato anche i giornali di Sale Pepe Kids perché sì, sono bellissimi, ma di fatto non li ho mai sfogliati da quando li ho comprati, per cui dovrei vedere che cosa farne. Ho aggiunto nella selezione anche il vocabolario di francese che butto perché non penso sarà mai utile né utilizzabile da un futuro eventuale figlio, a me non servirà, per cui sì, penso che nel futuro si utilizzeranno dizionari diversi. Questa è una visione della libreria sistemata. Lascio lì due spazi per Francesco e nella libreria in ingresso ci sono altri tanti, cioè è rimasto tutto lì. Qui ho tenuto i libri che fanno parte della mia formazione, quindi i 2-3 libri dell'università e i 2-3 libri relativi alle superiori, ma anche i pochi libri di letteratura che mi piace tenere. Per non ultimo il libro con le fotografie di Audrey Hepburn, che fa parte della mia istruzione, diciamo, di stile e che ogni tanto mi piace sfogliare. Scendendo, questo è l'angolino viaggi, dove ci sono tutti i libri a tema viaggio, guide e in generale libri a tema viaggio. Ho poi due ripiani a tema cucina, dove ho messo qui i libri più grossi, più pesanti, e qui le riviste, quelle appunto che vi dicevo della collezione di mamma che abbiamo fatto fin da quando ero piccina, della cucina italiana e speciale Natale, vanno dall'86
al 2007, beh, non sono in ordine comunque al 2007. In generale libri e libricini sulla casa, sulla cucina e varie. Sono tutte cose a cui tengo veramente. Infine, questa è la mia sezione Harry Potteriana e con una piccola aggiunta di 3 libri di dieta. Ho buttato via tutti i libri della dieta Dukan, beh, non relativamente buttati, cioè non realmente buttati via, e li ho messi a disposizione della biblioteca. Adesso vedo se magari riesco a portarglieli e se sono interessati. E ho tenuto solamente la dieta Dukan 7 giorni, che mi sembra meno pesante. La pasticceria Dukan, perché me l'ha regalato una follower, è stato il primo regalo da parte di una follower, ci tengo particolarmente, e comunque sarebbe molto utile in caso appunto poi mai decidessi di riaffrontare la Dukan 7 giorni, e la dieta Carb Lover, che mi piace un sacco. Questi spazi sono rimasti più o meno vuoti, beh, lì in alto vanno comunque sempre gli album delle fotografie, per cui ci sta praticamente poco altro. Magari adesso ci metto gli ultimi ricordi, che così diventa l'angolino dei ricordi, e questi non so se serviranno a Francesco per mettervi altri suoi libri, ma lasciamo spazio per i suoi libri. E questi sono rimasti vuoti, lì ci sono ancora i CD da selezionare, ma sono parte di un'altra categoria. Infine altre carte, che di nuovo sono parte di un'altra categoria, e i ricordi che faremo per ultimi. Comunque è molto soddisfacente, devo dire. Visto che la domanda vi sorgerà spontanea, vi faccio vedere la mia collezione di libri da bimbi. Beh, da bimbi. Questi sono i miei libri dei miei ricordi che ho recuperato a casa di mamma quando ha fatto il trasloco. Allora, ho tenuto Già che suona con Cristina, che sono delle riviste rilegate a tema musicale. Il libro degli gnomi, perché mi piace molto, che è legato alla natura, al vivere sano, è molto una rivista molto carina. Beh, ve ne faccio vedere uno. Il libro degli gnomi è un pochino scientifico, un pochino appunto incentrato sulla natura, sul vivere a contatto con la natura, gli animali, parla degli animali, dei richiami degli animali. E non so se qualcuno di voi abbia fatto questa collezione, ma mi piace tanto appunto collezionare i libri dei miei ricordi, e questi sono, insomma. Continuando, ho la collezione dei 15, sono 15 libri, credo risalenti agli anni 60. La prima stampa è degli anni 60, poi loro, i miei genitori, me l'hanno comprata quando andavo alla scuola materna, all'elementare, non ricordo, una specie di enciclopedia. E non la tengo tanto in quanto enciclopedia, perché c'è Wikipedia, c'è internet, ci sono mille altre cose, ma secondo me è fatta molto bene per bambini, in particolare molto bene per i grandi. Qua ad esempio ci sono le fiabe. Non so se saranno le favole che io racconterò a mio figlio, però mi riconnette al mio essere bambina, per cui secondo me potrebbe tornare utile quando mai diventerò una mamma. E infine, questi sono i libri che ho selezionato adesso, che ho portato su adesso. Fine. Questa è la mia collezione di libri per bambini ed è situata in cameretta, cioè nella camera piccola, al piano notte. Rieccoci, io credo di aver già esplicato nel corso appunto del video tutti i punti salienti della selezione di questi libri: il prenderli in mano, il guardarli, non sfogliarli troppo, cercare di selezionarli a seconda dell'emozione che ci danno e che sia un'emozione positiva. Il cercare di selezionarli, poi, che ho fatto io anche a seconda appunto dei consigli di Marie, è cercare di pensare se mai davvero rileggerete quel libro. Cioè, siamo onesti, il fatto di avere dei classici in casa, nella propria libreria, a meno che non siate dei letterati eccelsi, non siete tenuti ad avere tutti una copia del Gattopardo
o una copia dei Promessi Sposi perché sono dei must e viene giù il Dio dei libri e vi taglia le mani se solo vi pensate di buttare via. No, se sono dei libri che di fatto vi piacciono e avete intenzione di rileggere, sì, ha tutto il senso tenerli. Non ha importanza quale sia l'entità o l'importanza letteraria di questi libri. Se sono libri che vi piacciono e vi trasmettono qualcosa e avete intenzione di rileggerli, teneteli. Se li avete letti una volta e non avete più intenzione di rileggerli, magari buttateli via, donateli, portateli in biblioteca e magari riflettiamo sulla prossima volta che magari non vale la pena comprare dei libri, magari vale la pena andare in biblioteca e prendere in prestito un libro che poi non ha senso tenere nella nostra libreria. Magari se in realtà poi alla fine scopriamo che questo libro ci piace particolarmente, lo andremo a comprare, però non ha senso tenere libri che leggiamo una volta sola. Per quanto riguarda i libri di uso pratico e le opere di consultazione, quindi libri di ricette o libri comunque di carattere pratico, ho tenuto solamente libri che so di fatto di andare ad utilizzare e andare a consultare. Possono essere le guide turistiche che spero e conto di riuscire a riutilizzare e quindi di fatto a consultare, anche se magari ogni tanto ho la curiosità, anche se non sono in viaggio, di andare a sfogliare queste guide per ricordare appunto qualche caratteristica, qualche particolarità di quel viaggio che abbiamo fatto. E per quanto riguarda i libri di ricette, anche lì tengo solamente, ho tenuto solamente libri di ricette che di fatto ho già provato o ho intenzione realmente di provare. Libri che non sono mai stati utilizzati, che non ho mai avuto la reale necessità di provare, leggere o consultare e provare qualche ricetta e sono andati, diciamo, buttati via, comunque messi da parte. Per finire, libri da consultare, quindi libri di collezioni di fotografie, libri belli per il fatto di essere belli. Anche lì la maggior parte sono stati messi da parte. Ho tenuto solamente un libro di questo genere, che era il libro quello di Audrey Hepburn con delle fotografie stupende di Audrey Hepburn, ma perché mi piacciono particolarmente. Le riviste invece, quelle le ho buttate via tutte. Sì. Tutte. Ho tenuto solamente le riviste che facevano parte appunto della collezione che facevamo con mamma, la collezione di La cucina italiana e la versione, la puntata di dicembre, di Natale, con tutte le ricette di dicembre perché fanno parte della nostra tradizione natalizia, perché di fatto le vado a consultare ogni volta che ho bisogno di una ricetta, perché fanno parte delle nostre ricette tradizionali di famiglia. Ma per il resto, appunto, ho buttato via tutto. I libri che ho tenuto sono veramente pochi, sono riuscita a tenere praticamente quattro scaffali piccoli. E non che io sia orgogliosa della mia ignoranza, perché magari qualcuno potrà darmi dell'ignorante ad avere pochi libri. Pensatela come volete, i libri sono fatti per essere letti, li ho dentro il mio cuore, anche i libri dell'università sono parte, e anche i libri di studio in generale, sono parte di me, sono parte della mia cultura. Non è che di fatto vado a rileggere i libri dell'università e non è che di fatto mi serviranno mai o serviranno mai ai miei figli per andare a consultarli. Ho tenuto i libri della mia infanzia perché so che quelli potranno essermi utili con i miei figli quando mai mi serviranno per riportarli alla mia infanzia e ai ricordi di me da bambina o comunque per riportare me stessa a quello stadio infantile che è bello magari avere quando si hanno dei figli. Però in generale i libri che non si hanno intenzione di leggere o che non si sono mai stati letti o che non si rileggerà mai, non ha assolutamente senso tenerli, piuttosto magari passiamoli a qualcun altro. E per finire volevo riflettere appunto sulle riviste, sui dizionari e su tutte le cose che poi sono disponibili a livello digitale.
Una volta io compravo molto delle riviste sia di cucina che di ispirazione casalinga. Adesso, avendo internet, avendo YouTube, avendo Pinterest, è tutto disponibile digitalmente. È un modo diverso di approcciarsi all'ispirazione. Questi libri e queste riviste mi servivano appunto per ispirarmi nella decorazione della casa, nella costruzione della mia casa e nella costruzione del mio stile, magari, perché magari erano anche riviste di abbigliamento. Adesso è tutto online, addirittura i dizionari sono online, basta avere Google Translate, oppure se magari ci dovessero servire dei dizionari più importanti, e ci sono addirittura dizionari molto precisi e dettagliati come app disponibili in internet direttamente sul proprio cellulare. Per cui io ho buttato via tutto. Naturalmente non ho affrontato i libri di mio marito, che sono cose che dovrà selezionare lui personalmente. Io li ho lasciati direttamente fuori, quindi magari lui questa sera riuscirà a passare in rassegna velocemente anche i suoi libri. Io non ci ho messo assolutamente tanto tempo e sono bastate 2-3 ore al massimo e ho selezionato tutti i miei libri. Spero questo video vi sia stato utile in un qualche modo, magari di ispirazione a selezionare i vostri libri, anche solamente per riflettere in merito al leggere in modo diverso i libri, che non necessariamente bisogna comprarli per avere a disposizione dei libri. Io compro solamente libri di quelli belli grossi, che ci tengo che entrino a far parte della mia collezione. Ormai comunque la mia collezione è abbastanza ricca, per cui se andrò a comprare degli altri libri magari ne butterò via altri di meno utilizzati. Intanto questi fanno parte della mia collezione di libri che amo in questo momento. Ora vi saluto, vi lascio un bacio, vi prego commentate qui sotto con le vostre idee, le vostre riflessioni, che sono sempre utili a tutti, e ci vediamo alla settimana prossima con la prossima categoria. Ciao!